luce che la parola evangelica rivela, c'è il canto della salvezza. E sta qui la chiave dialettica tra silenzio, ombra e luce, suono. Questo profondo impulso morale spinge l'artista a non essere inerte o passivo, quanto a identificarsi totalmente con i suoi personaggi. Dal pozzo di tenebra, che è il seppellimento di Santa Lucia, Siracusa, alla resurrezione di Lazzaro, quella lama di luce che trafigge il buio viene da Cristo che vince la morte e ridona la vita. Nella movimentata scena della morte della Vergine, Caravaggio dipinge il mistero della verità eterna tra storia, dolore e gloria. La luce scende dall'alto, creando ritmi di trasfigurato mistero. Dalle teste calve e chine si concentra sul volto di Maria in attesa di quella sua gloriosa assunzione. Quella luce ideale, delicata e pregnante, che penetra dall'alto, sembra, quella luce, sembra attrarla verso l'alto. E qui, ancora, silenzio, ombra, colore e forma evocano nella visione lirica e reale l'elegiaca orchestrazione tra tempo, spazio ed infinito. E mistero. Forza e sintesi con cui Caravaggio concentra sui personaggi una drammatica essenzialità del tragico evento è la famosissima decollazione San Giovanni Battista. In questo dipinto, i personaggi sono disposti in semicerchio, ma il quadro racchiude l'ambiente oltre il gruppo che l'intensa vitalità dei contrasti di luce e ombra anima nei pochi personaggi. Questi sono come fermati nel gesto e nella fisionomia in un grande vuoto che si avverte nello strapiombo delle mura e nel profondo vano della porta e di quella della finestra dalle cui imperliate si intravede la curiosità dei carcerieri. Nel grande spazio d'ombra, misura di un drammatico silenzio che tutto comprende, la luce, con quel suo acre mordente, colpisce i personaggi. Il santo è caduto a terra, il carnefice quasi non l'abbia colpito con la spada, impugna il coltello dal fianco con la destra, mentre con la sinistra afferra i capelli per staccargli la testa. Dramma e mistero si intrecciano attraverso il linguaggio della luce e dell'ombra negli spazi di silenzio che grida e inorridisce attraverso la gestualità di quella vecchia e del guardiano. L'architettura racchiude e ferma l'intensa vitalità dei contrasti tra il canto struggente della luce e il silenzio eloquente che avvolge l'immensità del mistero. Nel seppellimento di Santa Lucia, una muraglia sembra sprofondare nel vuoto buio dell'evento, lo spazio e le figure. Il vescovo benedicente, i personaggi addolorati e quelli ossessionati dai becchini. Protagonista del dramma è chiaro che è la santa che giace a terra. La luce, anch'essa dolente, illumina la presenza della morte di Lucia in attesa d'aurora. Nei dipinti raffiguranti il martirio di San Pietro e quello di San Matteo, la luce sembra prendere tensione dalle ombre. Nella crocifissione di Pietro, il corpo del martire e i due aguzzini che sollevano la croce vengono dipinti con colori vivi e spessi. La luce, unico elemento che dà vita alle forme, con movimento avvolgente, rivela i caratteri delle figure, facendo del corpo martoriato di Pietro il perno della composizione.
frantumato, il fondo è dato dal silenzio sidereo ed eterno dell'ombra. In questo dipinto, Caravaggio approfondisce il senso dello spazio, bilanciando gli elementi intorno al centro formato dalla piena sonorità dei volumi e al tempo stesso dal silenzio del fondo scuro dove l'ombra si infittisce in buio. E quella luce che lo penetra è chiara omelia su Cristo. Luce, Logos Fos, luce vera, verbo luce, che illumina ogni uomo e disperde ogni tenebra. Quando Caravaggio dipinge la resurrezione di Lazzaro, sembra implorare un anelito di vita, orientandosi verso quella direzione di luce che indica Cristo, dall'informe del fondo ombra alla luce che dipinge e scolpisce la forma. Lì c'è il canto della vita. Lazzaro, dal buio silenzioso della morte, tende le braccia verso Cristo, luce che gli dona la vita. Luce e ombra, silenzio e incanto si ritrovano nel ritmo drammatico che unisce due persone, Matteo e l'angelo. Dall'oscurità del fondale le due figure emergono in un appassionato colloquio che unisce misteriosamente e mirabilmente il divino e l'umano. Nella vocazione di San Matteo le immagini sono disposte in forma parallela al piano di fondo, con una flessione al centro. Il fondo è ombrato a sinistra, ma è luminoso a destra. La luce che viene da destra non è originata dalla finestra, ma da una sorgente esterna del quadro. È luce particolare che rivela e nasconde le parti delle immagini a seconda delle esigenze espressive. Nella penombra brilla una luce. È una mano, quella di Cristo. Matteo, seduto al banco delle imposte, abbagliato in pieno, riceve sbigottito il messaggio e la vocazione. Nel frattempo, dell'istante fissato nel tempo, tra ombra dell'umano e luce del divino, avviene il prodigio di conversione che quella lama di luce cristologica compie. La vocazione di San Matteo non è superficiale iconografia religiosa, ma visione agiografica e illustrativa di una storia viva e attuale. Stupenda opera giovanile è, ricordate, il suonatore di liuto. Il Caravaggio qui raggiunge il pieno equilibrio del suo ideale di bellezza, non nel noioso verismo descrittivo, ma nella naturalezza incantata di un alto valore di astrazione. In questo dipinto i contrasti tra luce e ombra convivono ancora in magnifico e raffinato contrappunto. I raggi luminosi mettono in rilievo il volto, le mani, lo spartito e i fiori, ma non lo strumento, il liuto. Lo strumento è solo mezzo per visibilizzare la musica scritta nella partitura ed espressa attraverso le mani e il volto nel profumo del silente ascolto. Qui, spazio e silenzio, luce e colore convivono ancora in armonia. La luce tocca e suscita, esalta ed attenua forme, colori e musica. Non è facile raccontare il cammino di Caravaggio. Non è facile perché quello di Caravaggio è un itinerario d'amore. E amare significa aver capito l'arte del vivere. È la luce dell'amore che rivela l'arte